vedere, dare un'occhiata su come è strutturato, come sono strutturati, come vengono aggiornati i corrispettivi. Quindi se entro in gestione dei corrispettivi del frontespizio, mi trovo questa maschera con l'elenco dei corrispettivi, dove per ogni riga di corrispettivo, nella parte bassa, ho il dettaglio della gestione dei corrispettivi, con una parte di testata e una parte di corpo. La testata, evidenziata in questa slide, presenta un codice anagrafico che è sempre lo stesso, imposto dalle specifiche tecniche, che dicono di inserire come codice anagrafico 2x nel campo paese, CORD10 nel campo di codice. Quindi questo è un dato che non potete modificare. Siccome hanno preso lo stesso tracciato delle fatture, hanno dovuto inserire un codice anagrafico. Il tipo documento, che è sempre un TD12, la data, che corrisponde alla data del documento, e il numero, che è il numero documento originale, se presente, piuttosto che il protocollo alla serie, nel caso in cui non sia presente il numero documento originale. Nel corpo abbiamo l'imponibile aliquota imposta e la natura, nel caso in cui fosse necessaria la natura. Le operazioni sono raggruppate per aliquota IVA, quindi potrebbe essere che questo 409 è la somma di n operazioni al 22 per il giorno del primo di agosto, piuttosto che per natura. Attenzione, anche qui sono casistiche molto particolari, perché se io avessi più di 5 righe con aliquote diverse, il programma me ne fa vedere 5 nella parte di corpo e le restanti finiscono in questa pagina di dettaglio. E questi sono i codici che sono ammessi per il campo natura. La griglia, che ormai conoscete, la gestione delle griglie con possibilità di fare filtri, ordinamenti, ma come viene proposta? In ordine di data registrazione. Voi vedete che è un campo di ordinamento quello, per cui posso utilizzarlo come filtro oppure come colonna di ordinamento insieme ad altre colonne che sono utilizzabili come filtro. Vi segnalo due colonne in particolare, la colonna degli errori con il codice errore, sono errori segnalati, errori formali, e la colonna di marcatura, l'ultima, serve nel caso in cui devo fare operazioni di annullamento, rettifica o esportazione, cioè dove vado a marcare le operazioni da modificare, annullare o esportare. Da qui vedete che posso inserire un nuovo corrispettivo, quindi per le gestioni manuali, modificare ed eliminare. L'anagrafica, vi dicevo, è un'anagrafica controparte fissa con questo codice che non può essere modificato. Se tentate di intervenire, il programma vi avvisa dicendo attenzione che le specifiche non permettono dati diversi rispetto a questo XX e CORD10 tipo soggetto 1. E il pulsantino di dettaglio che vi dicevo, oltre le 5 righe, andiamo in aggiunta, quindi andremo dalla sesta riga in avanti, se ci fossero più aliquote, più di 5 aliquote diverse. Ma è una cosa che fa Magix. Ve lo dico perché in caso di compilazione manuale devo attivarmi nella gestione di dettaglio. Vedete che vengono evidenziati i codici errore anche nella parte di dettaglio, e anche qui ci sono gli errori intercettati, sono al momento i seguenti. Qui avete l'esempio del codice incongruenza tra aliquota e imposta, ho cancellato l'aliquota per farvi vedere che c'è l'errore, e questo viene evidenziato in gestione, quando salvo, quando faccio il controllo, insomma, fin tanto che non ripristino la situazione.